e ci tenevo tantissimo a presentare questa iniziativa, a partire dal mio paese per questa iniziativa, che vorrei veramente che diventasse un'iniziativa di respiro internazionale. Il tutto è partito 3 anni fa, mi trovavo in Gallura per questioni di lavoro. Girando il territorio, chi mi conosce sa che io sono appassionato di archeologia, amo tantissimo la Sardegna nei suoi aspetti culturali, ambientali. Mi trovavo in Gallura e quindi volevo esplorare questo territorio che per me era sconosciuto. E tra le particolarità che mi hanno colpito maggiormente è stato il fatto che la Gallura è ricchissima di chiesette rurali, di chiesette sparse nel territorio. Sono quasi 200 e sono quasi tutte, cioè quasi 200 sono officiate, sono in buone condizioni e ce ne sono una ventina allo stato di Rudere. Ha pochi comuni la Gallura, come il nostro territorio. È uno dei comuni che possiede maggiori chiese e luogo santo, che ne ha addirittura 17. Quindi mi ha colpito questo fatto. Ma mi ha colpito anche e soprattutto il fatto che in Gallura le chiese sono aperte 24 ore su 24. Si può andare anche lì la notte a visitarle. C'è un rispetto totale per questi piccoli monumenti che io definisco gioielli, che oltretutto sono anche incastonati in un ambiente, in uno scenario ambientale particolare, come lo sono d'altronde anche le nostre chiesette. Basta pensare alla chiesa di Santa Maria sulla Giara, quindi di Gesturi, che magari qualcuno conoscerà, che fa parte di Tuini, chiamiamola Giara di Tuini, dalla quale si gode un panorama spettacolare. Quello che appunto che mi ha colpito questo fatto. E ho avuto un'ispirazione, come se qualcuno mi dicesse: dai voce, dai spazio a questo argomento, parla delle chiese campane. Mi sono documentato innanzitutto su internet e ho visto che c'era ben poco sull'argomento, a parte qualche sito di qualche amministrazione comunale, qualche associazione che poteva essere una pro loco, qualcosa sul sito della regione, ma tutto a livello locale, c'era ben poco. Allora ho pensato, mi piacerebbe realizzare appunto un sito che parlasse delle chiese. Avrei voluto realizzare un libro, però per questioni economiche, per questioni anche di tempo, perché documentarsi e trascrivere su tutte le chiese della Sardegna, il mio intento proprio era quello, mi sembrava appunto un'impresa difficilissima, ardua. E mentre oggi la tecnologia ci dà a disposizione i siti e ci dà a disposizione appunto il mondo del web, con il quale a pochissimo prezzo, diciamo gratuitamente, si può raggiungere tutto il mondo. E quindi ho deciso di acquistare il dominio, appunto come ricordava Caterina, chiese campestri, che è anche un nome molto diretto, non c'è bisogno di scritto, basta ricordarsi di digitare sul motore di ricerca chiese campestri. E quindi è anche più facile trovarlo. E poi ho pensato, inizio a coinvolgere le varie parrocchie della Sardegna. Ho trovato che in internet ci sono una sessantina di parrocchie che hanno appunto il loro spazio web. Ho scritto a tutti e tra le risposte me ne è arrivata una da Nuoro. Una persona che entusiasta mi ha detto: la tua iniziativa mi è piaciuta tantissimo, te la appoggio, anzi farò di più, ti realizzerò gratuitamente il sito. Questo era un professionista, uno che ha un'azienda, che aveva un'azienda di informatica a noi, e quindi gratuitamente nel giro di una settimana mi ha messo in rete un portale. Perché lo sto dicendo? Perché ci tengo tantissimo, perché questo amico è venuto a mancare 2 anni fa improvvisamente, ce l'ho nel cuore, Pierpaolo Pizzo si chiama. E io lo definisco la persona della provvidenza, perché forse se non mi avesse realizzato lui questo sito sarebbe rimasto un progetto, un'idea, un sogno nel cassetto. Con lui abbiamo realizzato, aperto, sì, realizzato questa associazione, abbiamo fondato questa associazione proprio con l'intento di creare un centro di documentazione e ricerca sulle chiese campestri a livello internazionale. E qui appunto io vorrei tantissimo, sto coinvolgendo il mio comune, perché vorrei che questo centro
dal web si riversasse in maniera fisica, in maniera reale, vorrei creare proprio uno spazio dove gli appassionati, dove i ricercatori, dove gli studenti possano, da tutto il mondo, perché no, venire a Villanova Forum per attivare le loro ricerche, per cercare i documenti che qui andremo a recuperare. Quindi tutti gli scritti, tutti i libri, tutte le tesi di laurea che sono state scritte a livello internazionale, vorremmo l'idea proprio di questa iniziativa. Sarebbe bello che anche la regione e la provincia ci approvassero, magari con fondi europei oppure qualche legge ad hoc, dove appunto continuare quel discorso culturale che Villanova Forum ha aperto già da quando esiste il nostro museo. Non dimentichiamoci che Villanova Forum ha fatto da battistrada per la cultura in Sardegna, la cultura locale. È stato il primo museo archeologico comunale in Sardegna, è stato il nostro. Quindi continuare questo discorso culturale anche spaziando al di là dell'archeologia con questo programma di ricerca sulle pietre del Campetto. E poi è anche un invito, questo mio lavoro, per me forse è diventata una ragione di vita, per permettere a noi abitanti del territorio di conoscere i piccoli gioielli che ci stanno vicino. Molti di Villanova Forum non conoscono ad esempio le chiesette dei paesi di Vito, e viceversa, tanti non conosceranno la nostra chiesetta di Santa Maria. Il mio è anche un'operazione turistica, proprio per il bene e l'amore che io voglio alla Sardegna. Parlo di queste chiese e non solo delle chiese campestri, considerando il concetto proprio di chiesa rurale, cioè chiesa isolata in campagna, ma anche magari la parrocchia del piccolo borgo, che può essere una frazione, che da una guida turistica, da un portale internet non è preso in considerazione. Quindi voglio parlare della Sardegna sotto gli aspetti meno noti, non descrivendo spiagge, non descrivendo murali, non descrivendo le solite strade, gli eventi famosi e super sponsorizzati, ma proprio queste piccolissime realtà. Quindi da questo progetto è nata la mostra, alla quale veramente ci tenevo proprio tantissimo, e ringrazio veramente il mio paese che accoglie in questo spazio. Per l'occasione ho scritto questa piccola guida, è una guida così, diciamo, molto molto modesta. Io non sono uno studioso, non sono un esperto, sono solamente un semplice appassionato. L'ho scritta con le mie parole, non ho usato termini tecnici, anche perché non potrei permettermi di giocare con termini tecnici. È più che un libro, è proprio una guida che accompagna il curioso, il visitatore, ma non tanto quello che viene in Sardegna per scoprire la Sardegna, ma proprio chi ci abita in Sardegna, a conoscere il suo territorio, a conoscere la sua terra.